Sì, la cosa importante è parlare con gli studenti e prendere atto che l'Università di Foggia è fortemente impegnata sul tema della legalità, dei diritti. Il Mezzogiorno non potrà mai cambiare se noi non investiamo con convinzione sulla conoscenza, sulla cultura, sulla cittadinanza. E questa iniziativa promossa al tempo stesso dagli studenti, dai rappresentanti degli studenti nel senato e dagli organi di governo dell'università, dal corpo docente, indica una volontà molto precisa che io sono convinto darà buoni risultati e proprio per questo motivo noi dobbiamo sostenere questi sforzi con grande convinzione. Foggia è una provincia segnata da fenomeni criminali molto molto preoccupanti. La città di Foggia, è stata teatro recentemente di atti criminali insopportabili e gli imprenditori di Foggia e della provincia, spesso vengono sottoposti ad ogni forma di vessazione. Il fenomeno dell'usura esiste, è profondo e radicato. Il condizionamento criminale e mafioso delle attività economiche è molto molto presente e documentato anche in precise indagini delle forze di polizia e in attività della magistratura. E quindi è importante non solo avere la piena consapevolezza di questo problema, ma avere la volontà di sconfiggere ogni forma di criminalità organizzata, ogni forma di organizzazione mafiosa. E noi dobbiamo farlo combinando gli sforzi delle istituzioni della Repubblica, quindi lo Stato, le regioni, i comuni e la società nel suo complesso. E le istituzioni della cultura e del diritto, che sono appunto le università e la scuola. E oggi noi saremo protagonisti di un momento che vede impegnate queste istituzioni e dobbiamo incoraggiare questi sforzi e praticare con convinzione l'iniziativa tesa a liberare il Mezzogiorno da ogni forma di illegalità e di criminalità.